Dunque, 2 giorni dopo il risultato delle urne, è il momento degli insediamenti nelle rispettive postazioni di comando delle città, dei sindaci, man mano in tutti e 5 i comuni abruzzesi in cui si è votato al ballottaggio. Oggi è stata la volta di Francavilla e Lanciano. Da Francavilla in diretta la nostra Marina Moretti. Buon pomeriggio, Marina. Buongiorno, buon pomeriggio direttore, buon pomeriggio anche al nostro pubblico e ai nostri telespettatori che oggi insomma, ci vedono subito in compagnia della neo sindaco di Francavilla al Mare, Luisa Russo. Abbiamo seguito naturalmente nella nostra diretta elettorale anche questo comune in cui si è votato. Oggi c'è stata la proclamazione del sindaco nella aula che poi diventerà il teatro insomma, della sua amministrazione con il Consiglio Comunale che verrà proclamato prossima fra qualche giorno. Intanto tutti hanno detto oggi che l'hanno vista particolarmente emozionata, più emozionata ancora del giorno in cui si è decretato il suo destino come sindaco. È vero, sì, oggi è stato un momento emozionante quello della proclamazione ufficiale perché da oggi sono ufficialmente il sindaco della mia amatissima città e da oggi sono veramente al lavoro per il futuro di Francavilla, sì. Allora, sgomberiamo subito il campo da quello che è un dubbio, non so se formale o sostanziale. A questo punto, sindaco, sindaca, il sindaco, la sindaca, la sindaco, dica lei. Lascio la scelta alla città, c'è chi preferisce chiamarmi sindaco, chi sindaca, Luisa va sempre benissimo, quindi la scelta ai residenti di Francavilla è chi insomma vorrà. Abbiamo detto, se ne è parlato anche sui giornali, una composizione particolarmente al femminile. È un caso, è un valore aggiunto, è una scelta precisa, è un'indicazione, insomma, del dove andrà la città. Allora, io dico sempre che quando una donna avanza, avanza per tutte le donne e la candidatura di una donna a sindaco ha fatto sì che molte si avvicinassero e si proponessero come candidate consigliere. E questo la città lo ha voluto premiare perché la mia maggioranza sarà composta da 6 donne e 5 uomini. Hanno scelto i cittadini. Parliamo invece della giunta, domanda alla quale posso già immaginare come lei risponderà, perché so che è presto, però qualche idea se la può essere fatta, o anche rispetto per esempio alla Presidenza del Consiglio, si è fatto il nome di Francesca Buttari, l'ho anche sentita prima, e invece sugli assessori? La Presidenza del Consiglio verrà nominata dai consiglieri, so che insomma, il Partito Democratico ha indicato Francesca Buttari, per me andrebbe benissimo e adesso sto incontrando tutti i gruppi, quindi sto colloquendo ancora con tutti, le idee sono quasi chiare, però insomma, voglio completare il giro, sentire tutto, valutare bene tutto perché deve essere una buona squadra e quindi ancora non ho completato insomma, il lavoro da fare per nominare la Giunta. Come si dice in questi casi, da dove comincia? I famosi primi 100 giorni, ma diciamo anche la prima decina di giorni. Ma sicuramente riorganizzazione degli uffici per quanto riguarda insomma, ciò che si deve fare all'interno di questo palazzo, ma ricognizione dello stato dell'arte delle strade e dei marciapiedi, perché è una delle richieste principali che mi è stata fatta, ripartendo dalle zone meno centrali, perché è stato un impegno che ho preso con la città. E poi i primi atti importanti sono quelli della riqualificazione, insomma, realizzazione. Diciamo il cammino verde che da Piazza Sirena salirà verso la collina, voglio avviare quel procedimento, iniziare a pensare alla progettazione della zona a terra del porto e tutto ciò che serve per il completamento del porto. Vabbè, c'è tanto da fare, quindi pensiamo alle esigenze del quotidiano, ma anche a ciò che bisogna fare per costruire la città del futuro, quindi le infrastrutture importanti e le opere importanti. Telegraficamente l'ultima risposta ha confermato l'assessorato alle contrade? Sicuramente confermato. E allora Carmine, se hai domande, altrimenti ti posso restituire la linea. Grazie, grazie Marina, grazie a Luisa Russo. Naturalmente, come hai preannunciato, ci sarà uno speciale anche sentendo altre voci questa sera alle 20:05, dunque soprattutto per i nostri telespettatori di Francavilla, ulteriori risvolti di questa giornata di festa che ha vissuto la nuova amministrazione. Grazie.